Immaginate per un attimo di dover rimanere per un intero giorno senza acqua, indipendentemente se per bere, per cucinare o per farvi una doccia. Utilizziamo l'acqua ogni giorno e ogni giorno la restituiamo al suo ciclo infinito. Poco sopra Pontenova, all'ingresso della Valdega, qui troviamo un podere che da circa 200 anni si approvvigiona di acqua potabile direttamente da una fonte che si trova nel vicino bosco. Quest'estate la fonte si è improvvisamente prosciugata e la famiglia di Richard Kreutzer per un po' di tempo ha dovuto rifornirsi di acqua potabile dai vigili del fuoco, causando notevoli disagi a tutto il podere e a chi ci vive. Nel frattempo è stata utilizzata una nuova sorgente, poco lontana da quella prosciugata, per rifornire le riserve d'acqua potabile del Maso. Fortunatamente non è stato necessario scavare troppo a fondo o troppo lontano. Richard Kreutzer non conosce il motivo del prosciugamento della fonte, tuttavia ritiene che le principali cause siano la siccità e la crescente riduzione delle piogge. Helmut Alessandrini è il presidente del consorzio di bonifica Foce Esarco Monte. L'agricoltore biologico è da tempo passato all'irrigazione a goccia, risparmiando così molta acqua per irrigare i suoi meleti. L'irrigazione a goccia permette di risparmiare fino al 50% di acqua. Sicuramente l'impianto a goccia ha un fattore, un vantaggio principale, quello che in confronto all'irrigazione a chioma si consuma la metà dell'acqua e anche per quel che riguarda la manutenzione dell'impianto è molto esile, non ci sono grossi problemi. Anche qui nel fondo valle, a sud dell'aeroporto di Bolzano, quest'estate ci sono stati degli intoppi con la fornitura di acqua. Non una situazione drammatica, ma comunque un buon motivo per preoccuparsi, per cercare una soluzione in modo da garantire l'approvvigionamento idrico anche in periodi di scarsa pioggia. Quest'anno poi è stato un fattore molto importante che l'inverno era scarso di precipitazioni. E questo problema si è ripercorso poi su tutta la stagione in primavera, non solo in montagna, bensì anche qui nel fondovalle, puntualmente in certe zone, quando è stata messa in moto l'irrigazione a chioma contro le gelate notturne, c'è stata una carenza d'acqua. In Alto Adige si consumano solo per le coltivazioni 50 milioni di litri d'acqua, che in parte tornano in circolazione attraverso il terreno o evaporando nell'atmosfera. Ma con la diminuzione delle precipitazioni, tutta quest'acqua potrebbe non essere più disponibile in qualunque momento. Dovremmo tener conto di questo problema anche in futuro. Gli estati e anche gli inverni, col cambiamento del clima, saranno sempre più aridi e dovremmo procurarci due fattori fondamentali: seguire un rigoroso risparmio nell'acqua e nel stesso momento anche fare dei invasi di contenimento per ritenere l'acqua e poi poterla distribuire nei periodi di necessità. Un piovoso martedì mattina sulle rive della Talvera a Bolzano, a sud della centrale idroelettrica Sant'Antonio. Da pochi minuti la centrale è al culmine della produzione. Il piccolo ruscello diventa presto fiume. Partendo da una portata di circa 2 metri cubi d'acqua al secondo, si gonfia fino a raggiungere i 20 metri cubi al secondo. Una situazione negativa per la fauna dei fiumi e per tutto l'ecosistema fluviale.
Alla stazione di misurazione del livello incontriamo Robert Schifferegger dell'Ufficio per la tutela delle acque, che si occupa proprio del mantenimento dell'habitat naturale delle acque fluviali sul nostro territorio, controllando che la portata dell'acqua non aumenti troppe volte o in maniera troppo improvvisa. Il laboratorio analisi acque dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente a Bolzano. Qui la qualità delle acque prelevate dalle fonti e dai pozzi della nostra provincia viene regolarmente controllata. L'acqua potabile è la componente più importante tra tutto ciò che viene utilizzato in casa e viene quindi severamente controllata. Questa analisi è importante perché l'acqua che fa tutto il percorso dall'acqua sotterranea fino alla sorgente e poi al cittadino, è importante vedere, si potrebbe arricchire, è importante controllare che questi livelli che sono determinati nella varie legislazione non sono superate. Non viene regolarmente analizzata solo l'acqua potabile, ma anche le acque reflue, che ognuno di noi ogni giorno produce. Lo stato delle acque reflue viene ovviamente analizzato prima di giungere all'impianto di depurazione e ancor di più dopo esserci stata depurata. L'acqua da noi utilizzata e sporcata deve risultare il più pulita possibile, prima di essere reintrodotta nel suo circolo naturale. Qui viene definito il grado di inquinamento chimico. L'acqua che noi utilizziamo alla fine deve essere dato nuovamente al ciclo dell'acqua, quindi acqua consumata di solito in Alto Adige vengono mandate in dei depuratori e dal depuratore vengono rilasciate nelle acque superficiali e noi garantiamo che facciamo i controlli o le analisi per vedere come è stato l'abbattimento delle contaminanti e vediamo poi la qualità dell'acqua. Dalle analisi effettuate nei laboratori della provincia, come risulta essere l'acqua potabile destinata ai cittadini, ossia ai consumatori finali? La qualità dell'acqua potabile in Alto Adige è molto buona e questo lo vediamo dai nostri analisi, solo in pochi casi vediamo dei superamenti succedono degli superamenti dei criteri previsti. Certo, prima della depurazione la nostra acqua potabile deve innanzitutto essere raccolta, nel vero senso della parola. Un tunnel a Bolzano Sud, sopra la zona sportiva Maso della Pieve. Christoph Hofer e Almus Carri del Servizio Ambiente SEAB di Bolzano svolgono un sopralluogo insieme a Robert Schifferegger e al direttore dell'Ufficio Risorse Idriche, Thomas Senoner. Questa riserva idrica contiene circa 4.000 metri cubi di acqua potabile, cioè 4 milioni di litri a disposizione di circa 20.000 abitanti del capoluogo. L'acqua viene pompata dai bacini fin nei pozzi bolzanini e grazie alla pressione naturale dei pendii distribuita alle abitazioni e alle aziende cittadine. Qui si cerca anche di raccogliere il quantitativo più alto possibile di acque potabili in modo da avere un'eventuale scorta in caso di siccità. Il serbatoio vicino a Meltina è uno dei 99 serbatoi dell'Alto Adige. In futuro ce ne saranno sempre di più per rendere l'acqua sempre disponibile per qualunque esigenza. La maggior parte di questi serbatoi ha una capacità compresa tra 5.000 fino a 1 milione di metri cubi d'acqua. L'ingegnere Jürgen Schäfer dell'Ufficio Opere Idrauliche si occupa della costruzione di questi serbatoi. Abbiamo 99 bacini. L'utilizzo di questi bacini è diciamo di 33, un terzo irrigazione, poi un terzo di produzione elettrica, 23% di innevamento, poi c'è 10% per
per la popolazione, diciamo, balneazione e pesca, e poi una percentuale per la protezione contro le piene. Tutta quest'acqua a nostra disposizione, utilizzata per l'irrigazione dei campi, per produrre energia elettrica, per l'uso personale quotidiano, controllata e raccolta in bacini e serbatoi, potrebbe non essere più sufficiente con il passare del tempo. Di conseguenza sta a noi far caso a come la utilizziamo, cercando di non sprecarla inutilmente.